Diventa interista dell'anno spedendo un tuo iperdisegno sulla frutta e un tagliando di controllo delle marmellate Santa Rosa a questo indirizzo. Puoi vincere 1000 premi galattici. Santa Rosa presenta questo programma. D'Artagnan, D'Artagnan e i moschettieri del re. D'Artagnan, D'Artagnan e i moschettieri del re. Moschettiere del re, ma per ora è soltanto apprendista moschettiere, perché ha coraggio ai guai, non si arrende mai, è così che un moschettiere compie il suo dovere. D'Artagnan sempre combatte e non si acchetti petto. D'Artagnan giunge al galoppo, salta l'intoppo, che ti petto. D'Artagnan sempre combatte e non passa. Subito capito, speravo di poter essere d'aiuto facendo un incantesimo per salvare la poverina. Un incantesimo? Ma cosa potrebbe servire? Milady, Milady! Ti ho detto di non ripetere parole come Milady. Milady, Milady! Non puoi fare un po' di silenzio, stai disturbando l'incantesimo. Mi dispiace, stavo soltanto cercando di calmare un po' Coffee, però... Milady! Dove vai, Coffee? Tutto perché gli dai troppo retta. Lascialo perdere, per favore. Va bene. Io ho finito, adesso potete venire. Oh, va bene. Milady! E quello cos'è? Bibi, furioso? Togliti le mutande! Togliti le mutande! Ugo! Un raffinato, un gentleman? Come sto andando? Male, per Dio. Oppure è un Adone, uno sfrontato Latin Lover. Prendimi. Ma io la prendo a spazzolate sulla testa, sa. Fuori dal mio camper. Pazzai! Fantozzi è uno spericolato. Un incosciente. No! Il ragionier Fantozzi è un essere mostruosamente sottomesso, inutile, servile, incapace. Eppure quest'uomo ha osato ribellarsi al suo tragico destino. Come? Lo vedrete a Natale nei migliori cinema. Fantozzi alla riscossa. Una esclusività Pentafilm. Ma che sei scema? Ferme, fuggiamo! Ti odio, sei sporco dentro, mi fai amore, schifo. I costumi da bagno e la racchetta. Cosa c'è che non va? Ma che ti stai a fare? Niente, no, è che mi sei incastrata la lampo e... Sai che oddio! Non è successo niente, non è successo niente perché tanto vado tutto io. Così non combiniamo niente, né io né te. E allora? Da Alice, uno ci va ai giorni pari e uno ai giorni dispari. E le domeniche festivi? Ma che sono la multiproprietà? Non vi vergognate. Io alla multiproprietà preferisco il condominio. Ma che può fare una mucchiata? Io veramente lo stavo già facendo da solo. Che ne fai sta a destra che a me a sinistra non mi riesce? In due? Guarda che in tre cambia tutto. Sarò anch'io in prima squadra. Comunque... Presto me, i miei pantaloni! Un momento, arrivo subito! Ma dov'è? Allora, May! Arrivo! Te lo porto subito! Hai fatto un buon lavoro oggi e grazie a te io ho potuto lavorare in negozio. I voti scolastici non sempre rispecchiano la realtà.
Domani avrai molto da fare, ora riposati. Eh sì. E tu domani vuoi andare allo spettacolo, non è vero? Naturalmente. Credo che sia meglio telefonare subito, altrimenti cominceranno. Secondo me è inutile, non servirebbe a niente telefonare. È sempre meglio che non far niente, tua nonna si arrabbierà di nuovo. La mamma sta ancora dormendo, forse potrei andarci, cosa ne dici tu? Sì, potresti, ma come farai per chiudersi? Mamma! Mamma! Hai visto, è meglio che telefoni. Ciao, scusa il ritardo. Eh? Puoi andare se vuoi. Resterò io a casa con Giuppi. Andare? E dove? Beh, al Big Bang, naturalmente. Come? Me l'ha detto tua madre ieri. Mia madre? Sì, lo desideravi, vero? La mamma capisce sempre tutto. Dai, dai, vai, presto. Sì, grazie. Aspetta un minuto. Quando torni devi andare a comprare le cose scritte su questa lista. È un ordine di tua madre, non te lo dimenticare, eh? Flipper, un vero flipper a casa tua! We got an ass to see the pinball!